questo episodio della nostra videocarriera. Come noterete, inizio a registrare le nostre partite e la nostra videocarriera in HD. Partiamo subito, arriva un'offerta nazionale cilena che decidiamo di sospendere per un po' di tempo per valutare le altre offerte. Partiamo dalla prima partita di campionato. Scusate, la prima partita di oggi. Giochiamo in casa contro il Bristol City. Partono forte gli avversari che, se non sbaglio, sì, infatti, vanno subito in vantaggio con questa rete di Baldock. Al 45esimo O'Hara allarga per Musa. Musa entra in area. Boh, segna sempre lui. Musa 1-1. Il pareggio dei padroni di casa. Questo gran gol di Musa. Passiamo all'87esimo. Sakho lancia lungo Jerry Mbakogu. Jerry Mbakogu 1 contro col portiere. La velocità del fenomeno. Arrivato dalla Juve Stabia. Jerry Mbakogu che danza e porta i lupi in vantaggio. Finisce la partita. Adesso voliamo subito in Capital Cup. Giochiamo in casa dell'Oxford United. I padroni di casa si fanno vedere. Primi minuti, partita molto tesa. Ecco, come vedete, già al secondo minuto gli avversari ci provano, ma sbagliano davanti alla porta. Siamo al quinto minuto, parata di NSE, il nostro gran portiere. Trentesimo, la palla per O'Hara che mette in mezzo. Gisele Rodriguez poi la palla in mezzo per Musa che segna un gran gol di sinistra al volo. Musa segna sempre solo lui, impressionante. La partita, infatti, come vedrete, finisce qua. Avanziamo in coppa. E giocheremo contro il Sunderland. Adesso terza partita di oggi, giochiamo in casa del Middlesbrough e abbiamo subito un infortunio al 30esimo di Foley che è costretto ad uscire. Al 45esimo del primo tempo, errore difensivo di Ward che regala palla agli avversari che tirano a distanza con Jutta Wings. Non so come si legge, ma segna e infila il primo gol e la partita finisce così. Il Middlesbrough batte il Wolverhampton 1-0. Vogliamo immediatamente con la nostra quarta partita, la giochiamo in casa al nostro Mullinex Stadium contro il Brighton. Partono forte gli ospiti con questa azione manovrata. Entro in area, cross in mezzo. Attenzione, il tiro, grandissima parata di Keane. Settimo minuto, Jerry Mbakogu in mezzo. Io non vi dico chi ha segnato, tanto già lo sapete. Musa 1-0. È un po' un fenomeno. Allora, 28esimo, guardate l'accelerazione di Musa, devastante. Tiro sotto l'incrocio, è 2-0, doppietta del capitano. Esultanza là di Didier Drogba. Grande gol. Palla in mezzo su calcio d'angolo, José Rodríguez per Zouma che segna il terzo gol per il Wolverhampton. A corta distanza al 66esimo il Brighton con questo bel gol di McAllister Smith. 76esimo, Jerry Mbakogu scatta sulla fascia, mette in mezzo Musa, tripletta personale. E non smette mai di segnare. Miglior acquisto da parte di Roberto Baggio. Partita finisce 4-1 per il Wolverhampton. Adesso andiamo su. Ah, è arrivata un'offerta, scusate, del Sudafrica. Tutte nazionali molto conosciute. Sì, molto sono conosciute, però mi aspettavo qualcosa di meglio. Comunque, aspetti. Prima mi aspetto anche adesso e vediamo cosa accadrà in futuro. Tanto abbiamo tempo fino al 31 di dicembre per rispondere. Adesso andiamo subito alla quinta e ultima partita per oggi. Giochiamo in casa dell'Huddersfield e sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio con questo bel gol di Ward. Al 35esimo Sakho sulla fascia, Sakho ancora, Sakho mette in mezzo, ci arriva Benzia.
Yassin Benzia, 1-0. 1-1, scusate. Il pareggio. Adesso andiamo subito al 45esimo. Gesé Rodríguez scatta sulla fascia, mette in mezzo Benzia. Sacco rimette in mezzo, ancora Benzia, doppietta personale. Gran gol al volo di Yassin Benzia, che al 45esimo porta in vantaggio i suoi. Al 53esimo, terzo gol per il Wolverhampton con Sacco su assist dello stesso Benzia. Grande partita. Gli avversari al 90esimo si fanno avanti e segnano il gol che accorcia distanze, ma la partita finisce così. Risultato di 3-2, il Wolverhampton continua a volare. Arrivata un'altra offerta in un'altra federazione, questa volta quella egiziana. Mettiamo come al solito aspetto anche in questa. Vi volevo chiedere che commentate questo video e scrivetemi quale di queste preferite tra Egitto, Cile e Sudafrica, così a decidere tutti insieme. Adesso andiamo a vedere la classifica. Dovremmo essere secondi. Controlliamo subito. E infatti così siamo secondi. E ancora il Birmingham primo dietro il Cardiff. E comunque ragazzi, adesso vi lascio. Stoppate il video oppure aspettate, tanto ormai è finito. Guardate fino in fondo. Mettete mi piace, lasciate un bel commento. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.